Oggi parliamo di un argomento che vi sta facendo girare, ok, i contenuti attivi e la versione mobile per le nuove specifiche di eBay. Bene, io ho fatto dei test, sto seguendo un paio di clienti per quanto riguarda queste modifiche. Ci sono delle modifiche che sono una cavolata e modifiche invece che sono veramente pesanti. Da cosa dipende questo? Intanto andiamo a vedere le modifiche che abbiamo fatto. Bene ragazzi, vi faccio vedere due esempi di inserzioni. Un'inserzione che non va bene per i contenuti attivi e un'inserzione che va bene per i contenuti attivi. Stiamo lavorando sul mio vecchio account da 11.331 feedback. Sono due prove test, ok? La prima ha un'inserzione normalissima con una parte superiore che è un'immagine e una parte inferiore che è un'immagine e del testo al centro, ok? La seconda inserzione invece non ha niente di tutto questo. I risultati finali sono che per la prima inserzione abbiamo che i parametri sono tutti rossi, ok? No contenuti attivi per la parte inferiore, vediamo questo. E invece per il non mobile, in fin dei conti, questa inserzione non è per niente compatibile mobile. Andiamo nel secondo caso. Fatte le modifiche, abbiamo ottenuto tutti i parametri ok. Avete visto, ragazzi, si può rendere mobile e si possono eliminare tutti i contenuti attivi. La cosa importante che vi voglio dire è che è fondamentale in tutto questo ragionamento. Le ipotesi sono due. La prima è che voi avete un template propagato su tutte le inserzioni ed è sempre lo stesso. Allora andiamo a capire quali sono i contenuti attivi, cosa c'è che non va all'interno di questo template e lo si modifica. Si fanno modifiche di massa e poi via, nessun tipo di problema. In un'oretta ve la cavate. Se invece avete fatto dei template tutti differenti, l'ipotesi, un anno fa siete partiti e avete fatto il primo template, poi con il tempo quel template è stato modificato, i font sono stati ingranditi, avete aggiunto l'omino con il carrello dell'SDA, quelle cavolate che non servono a niente, cosa succede? Voi con il tempo non avete uno standard e dovete andare a modificare le inserzioni a uno, o almeno. Se per una settimana avete fatto 10, avete utilizzato un template, dovete andare a cercare quel template, modificare tutti i contenuti attivi che ci sono dentro e quella porzione di template appartenente a determinate inserzioni è stata modificata. Secondo step, andate a cercare un'altra tipologia di template, modificate. Terzo step, andate a cercare un'altra tipologia e così via. Il problema è proprio questo, se avete modificato in continuazione il template, ogni volta vi giravano le palle, hai modificato il template, là sussiste il problema. Ok ragazzi, spero di avervi dato una mano. Se dovete fare delle modifiche di massa, contattatemi, ci possiamo mettere d'accordo, ci ragioniamo sopra insieme e arriviamo alla conclusione. Allora ragazzi, tutto chiaro? Spero di avervi dato una mano. Comunque io qua sotto vi lascio il link, se volete qualche informazione in più, contattatemi, ok? Non vi dimenticate di lasciare mi piace, iscrivetevi al canale così rimanete aggiornati perché ci saranno delle grandi novità nel 2017. E poi ragazzi, io vi posso solamente augurare dei buoni contenuti attivi. Alle prossime da Max, ciao ragazzi!